Ma io ho scritto un libro intero, se vuole. La signora ha una copia di quel libro, si chiama Il tardo amore. Perché tardo amore? Praticamente il tema trattato è l'amore quando ormai la giovinezza è svanita e sta arrivando la vecchiaia, il tramonto della persona verso la vecchiaia. E sono poesie praticamente scritte tutte in metri e decasillabi, anche quelle, sono dei sonetti, 44 sonetti, la struttura classica del sonetto con due quartine, due terzine, con metri, tutto, però con un linguaggio molto colloquiale, con parole di ogni giorno, parole anche un po' dure, a volte tenere, a volte dure, comunque sempre l'amore che continua, non è più l'amore di quando si è giovani, l'amore passionale, ma è sempre comunque amore fatto di carezze, amore fatto di anche di litigi, ci sono alcune poesie anche di disamore, amore comunque sempre amore, non più l'amore passionale di quando si è giovani, ma un'altra forma di amore che continua ad essere amore. E vorrei leggere qualche poesia di questo libro qua, perché per vedere come forse come sono rese in un metro classico e sotto la forma del sonetto. Per esempio questa, Le sole vere. Vorrei scrivere versi molto spinti per darmi un'aria di modernità, ma ho paura che appaiano un po' finti e non s'addicano alla nostra età. Il poetare erotico richiede due corpi belli e giovani, purtroppo non è così per noi, la pelle cede e sai che non è questo il sole in toppo. Che dici? Mi avventuro con parole come turgi veletto penetrare, non è che muovi i miei nemici al riso, è meglio che desista. Ecco le sole e vere che ti posso regalare, amo i tuoi occhi verdi e il tuo bel viso.